Lei mi chiede quali sono state le tre direttrici lungo le quali si è svolta la mia vita personale e professionale. E direi che la prima di tutte è stata la direttrice della curiosità. La curiosità che è il fondamento della ricerca. Non c'è ricerca se non si è curiosi. E quindi fin da bambino chiedevo il perché di tutto e di tutti, e ho anche chiesto a un certo punto a mia madre perché ci fosse nel mio paese di nascita una malattia che quando colpiva ammutoliva tutti e determinava un lutto pre e post mortem. E quando mia madre mi rispose che questa era una malattia grave, una brutta malattia, incurabile, io credetti in quel momento di avere una missione da svolgere, che era quella di fare ricerca affinché a questa malattia si desse un nome e a questi malati una cura. Ed è per questo che io ho fatto l'oncologo, ho scelto di fare l'oncologo e facendo l'oncologo ho scelto di fare molta ricerca. E devo dire che questo mi ha molto gratificato. Ribadisco però che il vero movente è stata la mia curiosità. Sa chi ha detto: non ho particolari talenti, ma sono appassionatamente curioso. Il più grande ricercatore di tutti i tempi, Albert Einstein, il quale sostenne che il motore di tutto quello che lui ha fatto nell'ambito della ricerca fisica è stata la sua curiosità. E questa è la prima direttrice, però me ne sono altre due non da meno, che riguardano da una parte il rispetto, direi l'amore verso il paziente, verso colui che soffre, verso colui che viene da te come medico per cercare un conforto fisico, ma non ti devi mai dimenticare che mentre ti chiede questo conforto fisico ha una forte sofferenza spirituale alla quale tu puoi dare qualche risposta benché tu non sia né un sacerdote né uno psicologo. Devi spiegargli che tu sei un suo alleato, non un giudice che ne giudica la salute. E questo è fondamentale, quindi l'amore verso il paziente e l'empatia col paziente stesso. La terza è la solidarietà. Vedete, Papa Francesco ha affermato non molto tempo fa che nei nostri tempi c'è una grave malattia che affligge l'umanità, e questa grave malattia, questo virus, è il virus dell'indifferenza. L'indifferenza significa che tu vivi per te stesso e non vedi nulla di quello che ti circonda. Non noti soprattutto chi ha bisogno di te, potrebbe aver bisogno di te. Io ho esaminato il problema dal punto di vista medico e mi sono detto: se l'indifferenza è una malattia, qual è la causa? La causa è l'egoismo sociale, è la perdita dei valori del vivere insieme con reciproco rispetto, con reciproco affetto. Quindi l'indifferenza è sostanzialmente un egoismo, nasce dall'egoismo. Allora se questo è il sintomo, anzi questa è la causa della malattia indifferenza, qual è la terapia? La terapia non l'ho trovata altro che nella solidarietà.